Ciao Trucchiene, eccomi qua per la seconda parte del video, parte make-up. Ho messo tutto in questa borsina di amoretti e ora ho sistemato qua tutto vicino a me. Non è tantissimo, però ho preferito separare le due parti perché diciamo di là ne avevo un po' tanta di roba. Cominciamo subito. Parte unghie. Allora, ho finito qualche smaltino, questo qui dell'Avon, che praticamente si è seccato, l'altra metà perché io ne ho 10.000, quindi usarli tutti. Questo è un 12 ml, difatti dalla telecamera si vede a metà, ma questa parte è collosa, quindi non si può più usare. Molte volte li chiudo male, quindi via. Allora, vediamo se riesco a dirvi il colore. Tweed. Ora, io da qua non vedrò molto, metti a fuoco, ma so che poi dopo si vedrà meglio. Poi ne ho finito uno della Yves Rocher Rose. Questo qui, numero 11, e anche questo qua, questo è finito tutto, come potete vedere. Molto buono, comunque come colori sono carini, mi sono trovata bene. Ho finito questo qua, che non so di che marca sia, perché l'ho comprato, penso al mercato, ma tantissimi anni fa, come potete vedere è finito. E nulla, sui rosa, rosa, rosa. Questo qua, che vedete, proprio secco, finito fino al fondo. Questo qua invece, vabbè, anche qua il colore non c'è. Questo qua l'avevo preso con una linea, uscita una set di giornali, via, possiamo definire così, di una raccolta, la Beauty. Difatti ho tutto questo decoro attorno. Ho finito un acetone, Amati acetone, 125 ml di prodotto, e nulla. Questi costano dai 50 a 1 euro, dipende da dove si comprano. Questo è quello col tappo rosso, anche se dalla telecamera non sembra rosso, ma rosa. Poi, sempre per unghie, ultimo prodotto unghie, ho finito questo spray dell'Avon, e fa asciugare un po' prima lo smalto. È un 50 ml di prodotto, spero si veda, credo di sì, ed è molto molto buono. Qua è rimasto un gocciolino, ma non viene più su. E nulla, questo è buono. Costano un pochettino questi prodotti per la durata, perché sinceramente finisce molto velocemente, però sinceramente sono buoni e validi. Poi partiamo al reparto profumi. Ho finito quest'acqua profumata da 125 ml, qua c'è scritto body spray e Strawberry e guava, quindi fragola e guava, che non so che cosa sia. Comunque si sente tantissimo la fragola e a vaporizzatore. Io questo qua lo uso, come dico sempre, per i cattivi odori, anche comunque a volte per spruzzarmelo addosso per essere un po' più fresca, perché a me i cattivi odori non piacciono, quindi quando sento qualcosa che non mi piace, via di profumo. Poi ho finito questo profumo che è, allora, come quantità, tutto, non c'è scritto, comunque è un campioncino che è vicino a un altro campioncino, potete vedere, è molto grande, e della linea mediterranea, si chiama Essenza Lei. Mi è stato inviato perché ho scritto alla linea mediterranea, che è insieme all'olio Carli, cioè vendono l'olio, poi questa linea, che viene chiamata linea mediterranea, c'è un catalogo, se si voglia si può fare l'ordine. Io ho chiesto il catalogo, ho chiesto dei campioncini da poter provare, mi sono stati inviati questi, anche delle creme viso, tra cui questo profumo, molto comodo da borsetto, molto buono, ci farò un pensierino. Profumi, ne ho finito qualcuno di quelli che, allora, questi campioncini, che secondo me non sono campioncini, però vengono dati. Via, vabbè, questo qua Fendi, è stato trovato in un giornale, come potete vedere, sono quelli che si aprono, qua c'era una salvettina profumata. Questo qua, cioè, si strofinava qui sopra, c'era il profumo Police, però vabbè. Zero, questo qua, fan di Fendi, questo verdognolo, si apriva e c'era semplicemente un po' di profumo dentro, ma lì uno non è che può uscire, lo prova, se lo può mettere un po' qua, ma non è che si senta. E allo stesso modo questo qua, sempre della Fendi, questo che ha fatto tantissima pubblicità, 4, però allo stesso modo si tirava su e c'era un pochettino di profumo. Questo, essendocene 4, mettendoli tutti insieme, sono riuscita, diciamo, a uscire con un po' di profumo.
poi sempre della Fendi, questo qua che invece si apriva usciva liquido, quindi mi ero messa questi qua e questi qua e sono uscita, mentre gli altri no. Poi ho finito qualche altro campioncino così, tra cui il Stab che è buonissimo e io un giorno mi comprerò Jean Paul Gaultier Classic che ho già, molto buono. Let's Please, non lo ricordo neanche più perché l'avrò finito proprio all'inizio, ma non è di quelli che mi piacciono. Potion, questo qua ce n'è ancora un po', ma non viene via, quindi zero. E Ella di Yves Saint Laurent, che mi è piaciuto, però comunque già da un po' che c'è, mi piace tanto, ma non credo di comprarlo. Questo sarà invece il prossimo che mi comprerò di Elisab. Parte make-upposa. Allora, campioncini. Ho finito questo fondotinta della Roc, c'è 1,5 ml di prodotto e il colore Ivory 01. Sì, Ivory, no, Ivory 10, non so perché ho detto 01, ho letto al contrario. E 1,5 ml di prodotto, ho fatto due applicazioni. Poi ho finito la BB Cream con protezione solare F15 della Vichy, e qua anche qui 1,5 ml di prodotto. Mi è piaciuta come BB cream, sto usando molte BB cream. Poi altro campioncino, lo 030 della Dior, questo ce n'è un po' di più, riesco a farci anche 5-6 giorni, non ne metto a quantità limitata, ma mi è piaciuto. Qua di ml non lo dice, però secondo me 5 ml ci sono. Idem questo qua della Clinique, che come colorazione shade 03 è scritto qua in alto, metti a fuoco. Ok, poi come campioncino la Sephora, che fa queste cialdine molto carine, mi ha dato, vi faccio vedere che è finito, come potete vedere, un campioncino a prova dell'HD di Make Up Forever 120, questo qua. Questa la riutilizzerò per, non so, metterci qualcosina. Non va buttata, no, no, no. Sempre in tema fondotinta, ho finito questo fondotinta dell'Avon. Il colore è medium beige, spero che si legga perché insieme c'è anche un numero. Metti a fuoco, ok. Questo è un 30 ml di prodotto e lo adoro. È Avon 24 carati, lo adoro, lo adoro. Ogni tanto non c'è in catalogo, non so perché. Poi ho finito questo qua della Jo Di Giovanni 01 Nude. Questo l'ho comprato al Cosmoprof per il valore di 1 euro. Quindi Cosmoprof 30 giorni sono lì, che sarò a prendere tutti questi prodottini. Era molto chiaro per il mio tono di pelle, però mi è piaciuto. Poi. Ho finito questa matitina bianca. Come potete vedere, non c'è proprio più la mina, qua è tutto semplicemente matita, la matita restante, legno. Non lo so, l'ho comprato al mercato 1-2 euro tantissimo tempo fa, una matita bianca e zero. Ho finito, che non sembra finito ma è in fondo, non si prende proprio più, questo qui della Bella Oggi, se riesco a farvi vedere Bella Oggi, ecco qui, l'ho trovato dentro una trousse, il colore è questo qua, molto carino e bello. Per finire ho finito tre mascara, questo qui che credo sia anche questo della Bella Oggi, se non erro, c'è scritto mascara, sempre quello delle Trousse, che l'ho finito tutte. E lo scovolino è orribile, perché i prodotti che ci sono nelle Trousse, come potete vedere, è orribile, quasi secco dalla Trousse, quindi no. Poi ho finito questo qua, allora, dell'Estée Lauder. Lo scovolino è fatto così. Ottimo, molto buono, però non riesco, cioè dove esserci scritto Estée Lauder qui, però non si vede più. Comunque questo qua è del 01 Black e ce n'è 6 ml di prodotto, non ce n'è tantissimo, però buono, buono, buono. Poi ultimo prodotto per la parte make-upposa è questo qua della linea Essence, i No Limits. Allora, 01 Black, volume mascara waterproof e ce n'è 6 ml. Allora,
Essence No Limited Waterproof, lo scovolino, questo qua, e non esiste più nella, da quanto ho visto nella Essence, e lo scovolino è proprio fatto così, è ondulato e poi lo scovolino un po' tirato all'insù, e questo qua è diventato proprio pastoso, molto buono, l'odore ormai è orribile, quindi lo butto perché è pastosissimo, cioè mi fai le palline di nero, no, non mi piace, non mi piace. Cioè mi è piaciuto all'inizio, però comunque qua c'è scritto come durata 6 mesi, ma sarà 2 anni che ce l'ho questo qui, ma no, no, no. Care trucchine, io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!